Charles, perché quella testa vuota piagnucola che il Collective ci ucciderà tutti? Non riesco a smettere di pensarci. Il Collective è davvero un pericolo. Certo che no. Il Collective non può essere pericoloso. Semplice. Solo chi lo possiede può esserlo. Nessuno potrà possedere il Collective. Il dottor Sechenov lo lancerà e tutti saranno alla pari. I brillanti scienziati come lui sono superiori alle lotte di potere e ad altre stronzate del genere. Non mi inganni di nuovo, sei mio, stronzetto. Sentito, coglione? La festa è finita! Eccoti qui. Sempre col fiato sul collo. Dov'è lei? Larissa, dici? Beh, lei ormai mi ha lasciato. Non so dove possa essere, forse è morta. Molotov, invece, non ha creduto a Sechenov, vero? Molotov è morto! Allora torna tutto. Tutto cosa? Il Collective verrà attivato e sarà la fine di ogni cosa. Che cosa? Che c'è di male a controllare i robot con la mente? Hai creato tu quel sistema, coglione! Però io non avevo la minima idea di come volesse utilizzarlo Sechenov. Però almeno lui non voleva ammazzare nessuno. Ah, ma davvero? E tu gli credi anche? E allora perché dei pacifici robot hanno iniziato a fare a pezzi perché le persone? Perché tu li hai riprogrammati, ecco perché! Stai scherzando? Ma quanto sei stupido! Hai anche la benché minima idea di quanto tempo sia necessario per scrivere un algoritmo funzionale per un singolo robot? Qui abbiamo decine di modelli. Quindi? Te lo spiego. La modalità combattimento è stata programmata durante la fase iniziale del progetto. Certo, nessuno pensava che sarebbe stata attivata nell'Unione Sovietica e questa è tutta colpa mia! Ma posso assicurarti che i piani di Sechenov vanno ben oltre. Vanno ben oltre tutto questo! Quell'uomo deve essere fermato! Stronzate! Sono stanco di questa merda! Ora mi direi come disattivare la modalità combattimento dei robot! Mi spiace, ma non succederà! Ah, invece... Ormai è già tutto in funzione! Fermo! Questo sarebbe dovuto essere... Ora basta! Un giorno speciale per noi! Volevo chiederle di sposarmi subito dopo il lancio del Collective. E sarebbe stato così simbolico farlo proprio in questo teatro. Ehi, le mani! Da questo alla risa. Sì. Ah, merda! Porca di quella puttana! Merda! Che cazzo, maledizione! Cazzo! Che cazzo di casino! Stavolta sei morto. I tre a Celomei, rispondete. Era ora. Ce l'hai, Victor? Petrov si è suicidato in modo molto creativo. Non sono riuscito a fermarlo. Maledizione! La sua testa è intatta? Sì, ce l'ho davanti. Tieni la testa al sicuro, P3. Ti invierò un contenitore speciale. Mettila lì dentro e il resto verrà fatto in automatico. Sbagliata. Sbagliata. Di nuovo. Il rimorso. E l'autocompensazione. Non ti abbandoneranno mai. Signore e signori, vi diamo il benvenuto al più grande spettacolo sulla Terra. Oggi vi proponiamo il debutto di un nuovo astro nascente. Vi preghiamo di scusarci se l'esibizione non è perfetta. La signorina è piuttosto timida, ma imparerà presto a stuzzicare la vostra fantasia. Soprattutto, non c'è nulla di male se vi provoca un po', vero?
Con mio grande piacere vi presento la splendida, deliziosa Natasha! Non ora. Restiamo in silenzio per un po', ok? Sergei, hai perquisito il corpo di Petrov, ragazzo mio? Hai trovato qualche anello d'oro? No, signore. Petrov non aveva nulla. Molto bene. Fai rapporto al complesso Pavlov immediatamente. Sì, signore. Ci vado subito. Qual è il tuo stato attuale, compagno maggiore? Rilevo una perdita di attenzione e un'intensa ondata di emozioni. Il mio stato? Sto perdendo la testa, ecco il mio stramaledetto stato. Ho fallito nuovamente la missione, Victor è morto, lasciandomi con una testa in barattolo, e Sechenov crede che sia tutto rosa e fiori, cazzo! Lo capisci? No, compagno maggiore. Ho fatto molte stronzate nella mia vita, ok? Ma non mi sono mai trascinato dietro una testa come un trofeo. Hai visto quel robot gigante nel teatro? C'era un robot militare nel teatro, Charles. Ma sai cosa mi fa davvero impazzire? No, compagno maggiore. Gli anelli. Quei fottuti anelli che mi ha dato Petrov. E sai perché mi fanno impazzire? No, compagno maggiore. Nemmeno io! Merda! Non importa. È tutto a posto. Sto bene, sto bene. Siamo diretti a Pavlov. Ed è... Pavlov è un complesso segreto ubicato in una sezione remota della struttura 3826, detta Sakhalin. A causa delle numerose forze nemiche sarebbe difficile raggiungerla a piedi. Consiglio l'uso di un veicolo. Inoltre, compagno maggiore, questo è il momento ideale per potenziare al massimo il tuo arsenale. Cercare altri terreni di prova è altamente consigliabile. Basta lamentarsi. Andiamo. Su, su, maggiore, come vuoi tu. Autorizzazione in corso. Bye.
Grazie! Tornate a trovarci, tornate presto! È in arrivo una nuova serie di robot per il vostro intrattenimento. Il prossimo spettacolo sarà ancora più interessante. Per favore, tornate fra un anno per il seguito. Vedo che lo spettacolo vi ha fatto così che non volete andarvene. Per acquistare un biglietto, dirigetevi alla biglietteria dall'altra parte del foyer, per favore. Non dimenticatevi del bar. Per favore, dirigetevi al bar. Avete lasciato qualcosa nel guardaroba? Per favore, dirigetevi ai servizi igienici. Andatevene via! Maggiore P3, ti sto aspettando al complesso Pavlov. È tutto pronto per il tuo arrivo. Arriverò il prima possibile. Ti suggerisco di usare un'auto per spostarti tra i complessi di ricerca. C'è stata un'impennata nell'attività dei germogli sulla superficie. Questo posto sta praticamente brulicando di mutanti. Bene, mutanti. Ricevuto. È tutto? Solo un'altra domanda. No, Filatova non c'era. Capisco. Non hai trovato alcun anello sul corpo di Petrov, vero? Due anelli con la scritta Beta 1 e Beta 2 incisa all'interno? No, non aveva nulla del genere. Passo e chiudo. Salvataggio dei dati. Come va, figliolo? Sei sempre tutto intero? Ho sentito bene? Hai finalmente preso quel bastardo di Petrov? Non le sfugge nulla, eh? Sì, me ne sono occupato. In realtà se ne è occupato da solo prima che lo prendessi. Non ti preoccupare. Se hai preso la sua testa, significa che presto finirà tutto. E poi potrai farti una dormita. Ora sì che ci capiamo, nonna Zina. Posso fermarmi per una tazza di tè? Fermati quando vuoi, figliolo. Comunque, per caso, hai trovato qualche anello d'oro con delle incisioni mentre davi la caccia a Petrov? No, nonna Zina. Petrov non aveva nulla. Beh, va bene così. Attento e fermati pure qui se hai bisogno di qualcosa. Perché hai mentito a tutti, Maggiore? Petrov ti ha dato quegli anelli prima di morire. Sono tutti gli altri che mentono. Nemmeno io e il dottor Sechenov l'avevamo previsto. Puoi essere più specifico? Petrov ha detto che la modalità di combattimento è stata programmata nei robot in fase di costruzione. Non avrebbe potuto riprogrammarli per conto suo, aveva ragione. Quella Natasha era armata di missili, cazzo. Dove li ha presi? È un robot costruttore. Petrov non avrebbe potuto equipaggiare quei lanciamissili, non è un ingegnere. Non poteva accedere alla fabbrica dei robot e apportare modifiche. Ha ingannato l'hub centrale convincendolo che persone innocenti fossero un esercito invasore. Allora perché un robot costruttore dovrebbe avere dei lanciamissili incorporati? Dopo aver analizzato il tuo filo logico, devo trarre le stesse conclusioni, soprattutto perché i tuoi sospetti sono più giustificati di quanto pensi. In che senso? Ascolta questa registrazione. Di che doveri sto parlando, compagno Sechenov? Forse non si rende conto che se per caso gli americani scoprissero che i suoi robot possono passare alla modalità combattimento, allora il suo bel progetto finirà nel cesso. Con mio rammarico non ho prestato particolare attenzione alla frase «I suoi robot possono passare alla modalità combattimento». L'ho considerata una colorita espressione di Molotov per screditare Sechenov. Il progetto Atomic Heart, Petrov non mentiva. Sechenov e il Politburo vogliono conquistare gli Stati Uniti e il mondo intero. Charles, perché tutti vogliono questi anelli? Intendi i connettori beta? Perché funzionano e perché si ritiene
che non esistano. Nessuno ne può provare l'esistenza, nemmeno il Collectif dopo il lancio. Specialmente non il Collectif dopo il lancio. Per il Collectif, chiunque si colleghi con un connettore beta non esiste. Ma potrà vedere il Collectif? Sì, ogni cosa. I connettori beta non consentono di influenzare il Collectif, dato che non vengono riconosciuti, ma permettono di sapere tutto ciò che accade, proprio come per un qualsiasi umano o robot collegato ufficialmente. Un umano o un robot collegato ufficialmente può disconnettersi dal Collectif, no? Basta che tolga il dispositivo pensiero, giusto? Non ho dati, compagno maggiore. Ma nessuno può impedire a una persona di togliere il suo dispositivo pensiero. Si indossa, non viene innestato nel cranio. Charles, non si può costringere qualcuno a unirsi al Collectif. Petrov si sbagliava. Non proprio. Cosa intendi dire? Se non sono un membro del Collectif, come posso essere scoperto? È molto semplice. Immagina di passare davanti a un robot. Ti identifica come umano, ma non indossando un dispositivo pensiero, il robot non riceve da te alcun comando mentale in risposta alle sue domande. Ma potrei indossare il mio pensiero, superare il robot comportandomi come devo e poi togliere il dispositivo, no? In pratica sì. Deve esserci di più. Mi piace? Compagno maggiore, in base alle tue esperienze professionali e personali, i nostri robot civili in modalità combattimento riusciranno a completare il progetto Atomic Art? Se Sechenov e il Politburo vogliono conquistare gli Stati Uniti o il mondo intero, non affronteranno persone comuni. Ma le operazioni militari provocano vittime civili. Lo sai bene. Se i robot sono programmati per non uccidere i civili, non li attaccheranno. Sei un robot, Charles, dovresti saperlo. Sono un robot? In un certo senso, hai ragione. Un guanto robotico. Cosa? I guanti di polimeri non prendono ordini dal Collectif? Dipende dal guanto. Alcuni lo fanno, altri possono obbedire solo a chi li indossa. Ma sto divagando. I robot civili riceveranno l'ordine di attivazione della modalità combattimento dal Collectif e chiunque sia incaricato di deciderne le direttive potrà comandare qualsiasi uccisione desideri. Perché uccidere i civili? Sono comuni lavoratori, contadini, scienziati. Merda. È questo il motivo per cui vogliono... gli anelli. Quale sarebbe? Le persone possono togliere il dispositivo pensiero e scollegarsi dal Collectif, ma i robot no, vero? Significa che la loro domestica robot riporterà il loro culo nel Collectif all'istante. Vogliono gli anelli per i propri robot, in modo che prendano ordini solo da loro. Corretto. Tampona. Charles, cos'è questo posto? Voglio dire, a cosa serve questo complesso? Il complesso Pavlov è all'origine di tutte le innovazioni biologiche della struttura 3826, dalla creazione di nuove specie di animali da allevamento allo sviluppo di tecnologia per l'esplorazione spaziale. Spaziale? Quindi costruiscono qui i rover lunari, non a Cholomei. L'esplorazione spaziale va oltre i veicoli. Certo, sono necessari per un'astronave o un rover. E poi? Cosa accade quando gli umani raggiungono il pianeta rosso? Perciò le ultime innovazioni mediche e i nuovi sistemi di supporto vitale provengono da qui. Esatto, compagno maggiore. Così tanti geni hanno lavorato qui per il bene dell'umanità. Ora sono tutti morti. Concentrati. Tieni d'occhio quell'incisione. Concentrati. Merda, fai subito pressione.
cadaveri non sono stati assorbiti dai tessuti di nuovo, che hanno creato una cavità patologica. Hanno noduli del genere in tutto il corpo. Che cosa vogliono da queste persone quegli animali senza cuore, eh? Potreste anche aver ragione, compagni. Ma non è una cosa che vi riguarda. Fate il vostro lavoro. Soldato, porta dentro il prossimo. Sì, compagno colonnello. Quelli meritevano essere assorbiti. Lo sono. Salvate chiunque potete e ripulite quelli da qui.
è davvero un mondo magico, pieno di strane visioni e personaggi eccentrici. Un mondo di incredibili emozioni e totale libertà. Ah, è un mondo in cui seleziona la procedura. Qui non riesci a capire niente. Non ci sono preoccupazioni, non ci sono ansie. Questo è il nostro regalo per te, soldato. È inutile dirlo che allungherà la vita. Una vita di combattimenti e di violenze. Povero uomo. Infermiera, il dispositivo. Il cervello è pronto per l'impianto. Se n'è andato, professore. Che cosa ha fatto? Avrei dovuto imparare da lei, ma tutto quello che ho ricevuto è stato disprezzo. La mia autostima dipendeva da lei e ora... Oh, beh... Ho ancora i proiettili e posso combattere per farvi largo nella scienza. Ho anche rubato il suo carry-on dall'ufficio con tutte le sue canzoni preferite. Giusto per non dimenticarlo, ho lasciato il suo carry-on in una cassaforte. Quella con la password positiva, non quella negativa. Come farò mai a realizzare qualcosa se non riesco a... Prendi questo stronzo! Il cane, quella positiva! Di crostini. Cos'è questo posto, Charles? Un obitorio? Sì, i cadaveri vengono conservati per ulteriori studi. Cristo. Capisco che alcuni esperimenti non possono essere eseguiti su topi o maiali e richiedono esseri umani. Così sono troppi.
È assurdo, cazzo. Credimi, compagno maggiore, ci sono cose peggiori di ciò che vedi. A volte la morte di volontari porta a scoperte che possono salvare milioni di vite. È così che è stato sviluppato il vaccino contro la peste bruna. Questo deve finire. Assurdo! Sechenov è una brava persona! Come ha potuto permettere che accadesse? Un esercito di robot, mutanti omicidi, migliaia di vittime innocenti! Comunque la si guardi, è colpa della struttura! Persino senza Petrov questo posto è pieno di problemi, per non parlare del Collective 2.0! Voglio concludere alla svelta la riflessione, forse persino sposarla! La tua negatività genera spiacevoli artefatti nel mio codice. Ti ho detto di stare fuori dalla mia testa, Charles! Mostrami dove cazzo devo andare!
Salvataggio dei nati. Guarda quant'è grande quell'affare. Cos'è? Gli esperimenti condotti qui mirano a creare endoscheletri polimero neurali per diversi animali per consentirne la vita in condizioni ostili su pianeti esterni al Sistema Solare. Mi sarei mai aspettato di vedere Victor ridotto in questo modo. Eravamo pappa e ciccia, lo sai. Ma purtroppo alla fine Victor ha fatto troppe scelte sbagliate. E guardalo ora. Grazie alla genialità del dottor Sechenov, non dovremo perdere la conoscenza del buon Petrov. Quando l'assimilazione sarà completa, faremo tornare i robot al loro stato precedente. È già morto, brutto bastardo! Lascialo stare! Granata! Di vodka? Perché non tutto insieme? Sai che non mi piace. Il cervello è una fortezza. Sai, quando ero bambino, perciò mia madre la luce accesa. Lo aiutava, ma io lo detestavo. La luce interferiva con la mia immaginazione. Stesso motivo per cui odiavo i libri per bambini. Non erano reali.
Esattamente. I libri della biblioteca di mio padre. Più interessanti. Storia. Fisica teorica. La scienza non prova a rendere il mondo più sicuro o più bello. Non ci credo. Ci dà semplicemente i fatti. Quindi, seppi per cosa dovevo allenarmi. E feci anche un'altra scoperta. L'oscurità si comporta in modo prevedibile. Può essere studiato. Un mostro nella luce indossa una maschera ed è quindi imprevedibile. E pericoloso. Esattamente. Inoltre la luce è ciò che ci rende dei mostri. Capisci, ragazzo mio? Più o meno. Posso spegnere la luce? Sì. Ricostruzione illuminazione. Oh,
Figlio di puttana, cosa... Charles, dov'è la Lisa? Si è nascosta prima dell'esplosione. E che fine ha fatto Stock? Stockhausen è stato scaraventato dall'esplosione in una vasca di polimeri ed è morto. Che ipocrita, sono una dottoressa, sono una dottoressa! Gran bella dottoressa, fottuta lanciagranate. Petrov e Filatova sono della stessa pasta, non c'è alcun dubbio. Non importa, troviamo una via d'uscita. Maggiore, sei vivo? No, sono stato ucciso da una granata. Sono davvero desolata, non era questo che volevo. Ma ora non ha più importanza. E cos'ha importanza, stronza? Dobbiamo incontrarci, devi vederlo con i tuoi occhi. Ti farò vedere tutto. Cosa intendi con tutto? Ti fidi troppo di Sechenov, ma lui ti sta tenendo all'oscuro. Non hai idea di cosa stia succedendo veramente. Devi vederlo con i tuoi stessi occhi o non ci crederai. Ah, puoi dirlo forte, non ho idea di cosa stia succedendo. Capirai tutto non appena lo vedrai. Ho le prove. Ti aspetterò all'Accademia delle Conseguenze. L'entrata è dentro il faro. Non farti fregare. Contaci.
Salvataggio dei dati. Accesso consentito. Compagno maggiore, insisto che tu distrugga i connettori beta. Perché ti importa così tanto di quegli anelli, Charles? Smettila di chiamarli anelli, maggiore. Quell'affare a pompa ha ucciso la balena. La goccia di rugiada è l'ultimo progetto in ambito di una parole povere e una poppa grave. E io cosa ho detto? Thank you.
Quell'affare era pericoloso. Non sapevo se me la sarei cavata. E là fuori ci sono robot molto più potenti. Gli autentici robot da combattimento sono molto più letali. Beh, qui non ce ne sono. Non ancora, ma dopo il lancio del Collective saranno ovunque. E due di loro saranno equipaggiate con i connettori Beta. Sai quanto sangue verrà versato a causa delle ambizioni di una singola persona? Tu e gli anelli mi state facendo impazzire. Quando la finirete di provare a manipolarmi? Fatto. Contento ora? Ottima decisione, compagno maggiore. Hai senza dubbio salvato molte vite, forse più di quante tu immagini. Lo spero. Perché si sono fermati? Il codice di accesso è stato estratto dalla memoria polimero neurale di Petrov con successo. La modalità combattimento è stata disattivata e i robot sono tornati al loro stato normale. Ben fatto, ragazzo mio. Tutti coloro che sono riusciti a nascondersi e a sopravvivere ti devono la vita. Mi hai reso fiero. Grazie, signore. E ora? Torna a Celomei. Fatti controllare e prenditi una pausa. La sei guadagnata. Io mi occuperò delle conseguenze di questo caos. Ricevuto. Ci vado subito. Non hai riferito a Sechenov di Filatova? Hai ancora intenzione di incontrarla? Voglio vedere le prove che ritiene tanto importanti. Al dottor Sechenov non piacerà. Allora non dirglielo. Perché si sono fermati? Il codice di accesso è stato estratto dalla memoria polimero neurale di Petrov con successo. La modalità combattimento è stata disattivata e i robot sono tornati al loro stato normale. Ben fatto, ragazzo mio. Tutti coloro che sono riusciti a nascondersi e a sopravvivere ti devono la vita. Mi hai reso fiero. Grazie, signore. E ora? Torna a Celomei. Fatti controllare e prenditi una pausa. E la sei guadagnata. Io mi occuperò delle conseguenze di questo caos. Ricevuto. Ci vado subito. Non hai riferito a Sechenov di Filatova? Hai ancora intenzione di incontrarla? Voglio vedere le prove che ritiene tanto importanti. Al dottor Sechenov non piacerà. Allora non dirglielo. E dove dovremmo cercarlo? Larissa! Cazzo, Crostini, sei qui da qualche parte! Ti fidi della dottoressa Filatova? Non mi fido di nessuno, ma ha una cosa importante da dirmi. E sono certo che il dottor Sechenov mi nasconda qualcosa. E il dottor Sechenov ti ha mai parlato dei suoi piani? Non esattamente. Voglio dire, non è mai stato necessario, ma questa storia di Petrov
L'uomo gelatina ha ucciso Stock e il capo non ha battuto ciglio. Il lancio del Collective è così importante da impedire di porgere rispetto ai morti. Non ho dati sull'argomento, compagno maggiore. Niente dati, eh? Beh, nemmeno io li ho. Quindi cerchiamone qualcuno.